E guattaglia a tutti, ciurma, e benvenuti da Giochilina in questa nuovissima e specialissima reaction. So benissimo, ragazzi, di essere ancora in un periodo di pausa, ma questa reaction davvero non potevo evitare di farla. E perché, Giochilina, non potevi evitare di farla? Perché, ragazzi, ieri così improvvisamente Cucina Bot, così, oh mio Dio, what the fuck is Happening, hanno annunciato Kingdom Hearts 4. Cioè, mi sembra assurdo, ragazzi, anche solo il fatto che io lo stia dicendo, ma eppure è così. Io ringrazio Robby per avermi mandato questo link. Probabilmente lo avrei scoperto in ogni caso, magari da sola sui social, perché ovviamente poi quando succedono queste cose, ragazzi, assolutamente assurde, voi figuratevi, comunque riempiono i social a bomba. Però sono contenta, grazie ancora Robby veramente per avermi mandato il link e aver condiviso con me questa cosa. E mi sono detta, io stavo iniziando a guardarlo, guardo tipo i primi 2 secondi, e poi mi sono detta, stop. Pure Robby mi ha detto, perché non ci fa una reaction? Giustamente, ma giustamente, ben detto, perché non farci una reaction? Cioè, una cosa così importante, così meravigliosa, così wow, così oh mio Dio, così fatto. Era d'obbligo, ragazzi, perché io ho sempre adorato Kingdom Hearts, ha segnato comunque la mia adolescenza, come penso per molti di voi, e quindi era assolutamente d'obbligo. Quindi questo trailer, insomma, trailer, non so precisamente cosa facciano vedere, però dura 7 minuti e 40, quindi non penso sarà solo un trailer, non lo so sinceramente. Il titolo è Kingdom Hearts 4 e Kingdom Hearts 20° anniversario, cioè già lì, ragazzi. Ragazzi, cioè, te poi senti esplode perché veramente poi ogni volta, ragazzi, quando ci sono questi anniversari, ogni volta mi sento più vecchia, sempre più vecchia, sempre più vecchia, perché cioè è incredibile pensare che siano passati 20 anni dall'uscita del primo Kingdom Hearts, che io ho adorato, e poi Kingdom Hearts 2. Quello che appunto io penso un pochettino tutti quanti noi stiamo sperando è che appunto Square Enix non ci faccia appunto poi aspettare altri 10 anni prima che questo gioco esca, anche se non credo, perché comunque proprio a causa, secondo me, regà, delle lamentele, perché lo sappiamo benissimo quanti anni sono passati, regà, fra Kingdom Hearts 2 e Kingdom Hearts 3, e un po' tutti si sono lamentati, no? Giustamente, io capisco benissimo comunque che ci sia un grande, chiaramente, lavoro dietro a giochi del genere, però non lo so, se l'hanno annunciato è perché secondo me comunque ci stanno a lavorare tanto. E perché probabilmente magari sperano di pubblicarlo fra non molto. Io mi auguro, sinceramente parlando, questi regalo, quei giochi, lo sapete che io non prenoto mai niente. Io raramente prenoto dei giochi e raramente compro dei giochi al lancio. Ma questo è uno di quei giochi che ovviamente, cioè per forza di cose, vuoi o non vuoi, cioè non c'hai i soldi, te li metti da parte, ma li prenoti perché te li devi comprare al lancio, ragazzi. Assolutamente, quindi io sono veramente molto 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 curiosa di guardare questo trailer. Andiamo a guardarlo, anche perché se no uno dice, come, scusa, c'è tutta questa voglietta di guardare questo trailer, di scoprire cose, eccetera eccetera, e sto qua a chiacchierare a giochi, c'è un po' rotto i maroni. Ebbene, ragazzi, è arrivato il momento, non so se voi l'avete già guardato, non l'avete già guardato, ovviamente mi aspetto i vostri pareri qua sotto in commento, ragazzi, cioè mi aspetto una valanga dei commenti, perché so che molti di voi comunque sono come me, nel senso che adorano Kingdom Hearts e quindi probabilmente saranno esplosi come me a questa notizia. Quindi ovviamente mi aspetto tipo una caterva di commenti qua sotto, ragazzi, a riguardo. Non perdiamo più tempo e andiamo a guardarlo. Io solo questo ho visto. Kingdom Hearts 20° anniversario, mio Dio.
Capitolo? Ah, per mobile, ok. Esce questo agosto, ragazzi. Interessante comunque, ce voglio dire.光と闇から生まれた始まりは心によって育まれた命は脈々と受け継がれ時が流れやがて世界となった大地は人々の暮らしを作り上げたここは光と闇詰め物と詰まざる夢と歪みを持った仮想都市スカラアドカエルム子はやがて衆となり結社を組織した継ぐ者の結社継がざる者の結社いくつもの衆は都市をめぐる血脈のようにこの世界に張り巡らされていた OK anche questo è per mobile。Non sembra male, anzi, caspita. Il ciccio! ほかならぬ君がこの世界に目覚めたのは漆黒の空に。美しく歪んだ星の降る夜だった。Ok, quindi uscirà la beta sempre quest'anno. Ci siamo? 自分が望む結末ではなかったと絶望するのなら、他の世界に退場すればいい。選択肢は無限にあるはずだ。Oh mio Dio! あなたはこの世界に来て7日間、ずっと眠っていたの。ここはクアトラトゥム。聖者の世界ではあるけれど、私たちにとっては死の世界ってことになるみたい。Mio Dio, no, c'è pure il gameplay. No, 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 no. Oh mio Dio!一度退場すれば
元の世界に戻れると思うな。Come sempre, perché mi commuovo, ragazzi? Cioè, perché essendo queste cose state molto importanti per noi, no? Questi giochi hanno significato davvero tanto, no? Per noi. Tra l'altro Kingdom Hearts l'ho sempre adorato perché lo sapete, ragazzi, cioè è stato mischiato alla Disney, che sapete quanto sia importante per me. E quindi a maggior ragione io l'ho sempre davvero adorato col cuore, amato col cuore. Quindi rivedere Sora e, cioè, rientrare nel... non lo so, in quelle meccaniche di gioco e rivedere gli Heartless e tutto il resto appresso, cioè mi scatena delle emozioni incredibili, no? E quindi c'è a maggior ragione, ragazzi, l'idea che ci abbiano deciso di fare Kingdom Hearts 4, perché comunque io penso sia stato davvero inaspettato, perché io penso che nessuno di noi si sarebbe mai aspettato che Square Enix si decidesse a fare un Kingdom Hearts 4. Io pensavo, cioè, che avessero chiuso i giochi con Kingdom Hearts 3. Quindi, cioè, ricevere comunque questa notizia così dal nulla, tra l'altro, penso sia stato un colpo, cioè, di felicità assurdo per tutti noi e per noi che amiamo chiaramente questa saga. Quindi le emozioni, raga, che provo, cioè, che ve lo spiego a fa, non... cioè, non riesco a descrivere manco io, capito? E quindi, boh, cioè, ovviamente hanno fatto vedere niente, cioè, veramente niente. Quindi non sappiamo nulla per adesso, cioè, se sarà molto simile a Kingdom Hearts che conosciamo, quindi se ci sarà modo comunque di viaggiare nei vari mondi, che collegamento ci sarà con i mondi Disney, eccetera, eccetera. Quindi questo adesso crea un hype assurdo, perché sappiamo che quando, per esempio, raga, doveva uscire Kingdom Hearts 3, io penso che una delle principali curiosità dei videogiocatori fosse vedere quali mondi Disney avrebbero scelto per il gioco, ok? Ovviamente la curiosità comunque rimaneva rivolta anche al gameplay e alle meccaniche di gioco, e io penso che tuttora queste siano le principali curiosità di noi videogiocatori, anche se ovviamente adesso ci hanno, regà, lasciato con niente, con le briciole, no? Perché ci hanno fatto vedere sto mondo in cui ci sono persone, cioè, proprio umane, no? Cioè, nel senso, cioè, sembra tipo un mondo, non dico reale, però simile al nostro, in cui Sora è arrivato e Paperino e Pippo erano da un'altra parte, quindi what the fuck? Cioè, che cosa sta succedendo? Che diavolo sta succedendo qui? Quindi, cioè, adesso ha maggior ragione, cioè, staremo sempre con la bavetta alla bocca aspettando nuovi contenuti, nuove notizie, nuovi trailer. Ovviamente non hanno rivelato, diceva, saranno mostrate in una futura data, però, cioè, Square Enix, te prego, io e tutti noi te preghiamo, non ci fa aspettare 20 anni per il prossimo gioco, per favore, per favore. La mia domanda a sto punto sorge spontanea: sarà solo per next gen? Perché io ho detto sì, lo prenoto, però adesso bisogna porsi anche questa domanda, ragazzi, perché io PS5 non ce l'ho, quindi bisogna vedere quali sono le intenzioni di Square Enix, perché, cioè, comunque ovviamente non sappiamo quando sto gioco sarà pubblicato, ragazzi. Cioè, se l'anno prossimo, fra 2 anni, fra 3 anni, 4 anni, non ce va aspetta così tanto, te prego. Mo, regà, oddio, io c'ho tanta paura, comunque vi dirò, perché ci hanno mostrato
poco e niente. Io non so, io penso che nessuno di noi sappia, possa immaginare o sapere lontanamente a che punto di sviluppo questi stanno. Magari, che ne sappiamo, magari sono più avanti di quello che ci vogliono far credere, no? E quindi adesso ci lasciano con st'amaro in bocca. Però magari avremmo belle notizie prima che ce l'aspettiamo, non lo so, io spero sinceramente. Però la domanda mo ritorna. Sarà solo per Next Gen? Ah, perché se così dovesse essere, che me posso sparare in un testicolo che non ho. Perché chi se la può comprare mo PS5? Ma più che altro, pure se uno se la potesse comprare, do cazzo se trovano ste PS5? Questo sarebbe un bel problema, ragazzi. Se fosse solo Next Gen, veramente penso potrei spararmi, perché non, cioè, per ora PS5 non me la posso comprare. Quindi, cioè, se fosse solo Next Gen e fra qualche mese, comunque un po' di tempo, dovessi avere la possibilità economica di prendermi PS5, la prenderei principalmente, cioè mi addentrerei nel mondo PS5 perché so che Kingdom Hearts 4 sarebbe solo Next Gen. Ci stanno tante persone, ragazzi, anche nelle passate generazioni, che sono passate alla generazione successiva anche solo per un solo gioco, nel senso, perché quel gioco che tanto aspettavano, che tanto volevano, sarebbe stato solo Next Gen. E così, molta gente si trova costretta, tra virgolette, a fare questa cosa qua. Quindi boh, staremo a vedere. Io davvero, ragazzi, non so che dire. Penso che sarà, cioè, una cosa spettacolare. Io penso che ci stupiranno, perché Kingdom Hearts 3, ragazzi, a me è piaciuto chiaramente moltissimo, ma ero rimasta, non dico con l'amaro in bocca, però, e nemmeno delusa, però un pochettino interdetta. Perché? Perché in Kingdom Hearts 3 mi è sembrato, ragazzi, che per quanto riguarda i mondi Disney si fossero impegnati non molto. Perché io non so se a voi ha fatto la stessa impressione, ragazzi, per questo che aspetto i vostri pareri qua sotto, ma cioè, stando nei mondi Disney, mi era sembrato solamente di rivedere scene dei film riprodotte nel gioco, no? E quindi mi era sembrato ci avessero messo un po' troppo poco impegno nella creazione dei mondi Disney, delle situazioni, no? Nei mondi Disney. Io vi ripeto, aspetto i vostri pareri, ragazzi. Però io ovviamente comunque l'ho adorato Kingdom Hearts 3 e sono sicura che pure sto gioco, raga, sarà una bomba, probabilmente. Non lo so, cioè, non lo so, c'ho una veramente una buona sensazione a riguardo, nel senso che secondo me ci stupiranno tantissimo. Non lo so, sono cose che sento, ragazzi, cioè mi sento come se ci metteranno cose che davvero forse non ci aspetteremmo mai e ci stupiranno in una maniera incredibile. Boh, veramente non so che altro dire, ragazzi. Sono rimasta ovviamente molto colpita. I giochi per mobile a me personalmente non interessano tantissimo, però comunque magari è una bella novità, quindi staremo a vedere. Io vi ripeto, ragazzi, aspetto i vostri pareri in commento, ci tengo veramente tantissimo a sapere quello che avete pensato al riguardo. Vi chiedo scusa per lo sproloquio, regà, però appunto trattandosi poi dei Kingdom Hearts, cioè non posso fare a meno di parlare e straparlare. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, un buon a tutti, ragazzi, da Giocherina, ciao!